Namaste Yogis, sono Barbara Beltrami e ho un regalino per voi. Siete curiosi di sapere la storia, la mitologia, la morale che sta dietro le asana che pratichiamo ogni giorno sul tappetino? Allora questa serie è per voi. In queste brevi lezioni tratte dal mio Fly Flow Yoga Challenge vi racconto ogni volta la storia dietro un'asana che probabilmente conoscete bene. Spero vi piacerà e vi aspetto nel video. Namaste Yogis, benvenuti nella lezione numero 8, anzi nella parte dove parliamo della asana, della mitologia dietro all'asana che praticheremo oggi. Oggi cominciamo a portarci un pochino nelle posizioni un po' più avanzate. Andremo a provare Bakasana, la posizione della gru, o molto spesso viene chiamata anche la posizione del corvo. Kakasana in realtà è la posizione del corvo, che è quella che faremo con le braccia dritte, ma si tende a chiamare entrambe le versioni Bakasana. La mitologia che c'è dietro questa posizione è molto interessante e viene da un poema epico che si chiama Mahabharata, che è uno dei poemi più conosciuti dell'India, uno dei poemi epici, ed è un poema lunghissimo. Insieme a Ramayana, un altro poema del quale vedremo alcune storie, questo poema si dice essere lungo 10 volte l'Iliade e l'Odissea messe insieme, quindi pensate la magnitudine di questo, la grandezza di questo poema. Comunque in questo poema si narra una vicenda che prevalentemente è la guerra intestina tra le componenti di una stessa famiglia che sono in lotta per, sono una famiglia di regnanti, sono in lotta per la conquista del regno, quindi è tutta una storia che si sviluppa intorno a questa continua battaglia tra queste due fazioni. Una fazione, quella dei Pandava, della famiglia dei Pandava, è quella, diciamo, giusta, è quella dei buoni, è quella che dovrebbe vincere e di fatto alla fine vince, e quella dei Kaurava, che invece sono quelli al potere, che però sono, diciamo, un pochino la parte corrotta della famiglia, quindi fanno e creano qualsiasi stratagemma possibile pur di non lasciare andare questo potere che in realtà non gli appartiene. Il pezzo della storia che ci interessa è un pezzo dove per una serie di motivi questi Pandava perdono un gioco che è stato, diciamo, una scommessa che è stata truccata, e vengono costretti dai Kaurava ad andare in esilio, e durante questo esilio i cinque fratelli, questi cinque Pandava, stanno vagando nei boschi. A un certo punto hanno una grande sete, arrampicandosi su una montagna trovano un lago e quindi uno alla volta vanno un pochino ad abbeverarsi a questo lago. Ma quando arrivano al lago, uno dopo l'altro, c'è appunto questa gru che li avverte che non possono bere l'acqua del lago perché se la bevono moriranno. Però la sete è troppa, quindi tutti i primi quattro fratelli non ascoltano questa gru, bevono l'acqua e muoiono. Quando arriva l'ultimo fratello, il re Yudhishthira, e vede i fratelli morti sulla riva del lago, è sgomento, non sa come fare, e quando la gru si presenta e gli dice: vedi cosa è successo ai tuoi fratelli, sono morti perché non mi hanno ascoltato, hanno bevuto l'acqua del lago e sono morti, anche se anche tu lo farai morirai, lui resta assolutamente sgomento e dice: ok, ma al di là del bere l'acqua del lago, come posso fare per far sì per riportare i miei fratelli in vita e magari anche potermi abbeverare a questo lago, visto che se non bevo finirò per morire di sete. Allora la gru si, diciamo, intenerisce e dice: ok, ridarò la vita ai tuoi quattro fratelli e vi permetterò di abbeverarvi a questo lago se risponderai correttamente a quattro domande. E Yudhishthira a quel punto è una persona saggia, un re saggio e giusto, deve fare appello a tutta, diciamo, la sua forza, la sua conoscenza e la sua capacità per poter vincere questa sfida. Quindi accetta la sfida e dice alla gru: ok, raccontami un pochino, fammi queste quattro domande, io cercherò di rispondere in onestà con la mia saggezza, sperando di riuscire a risponderti nella maniera corretta. La prima domanda che gli fa la gru
dimmi quali novità porti dal mondo. E questa è una domanda alla quale lui avrebbe potuto rispondere portando, diciamo, un po' come succede nelle news di oggi, raccontando quello che succede, le guerre, la situazione economica, ma in realtà la sua saggezza lo portò a dare questa risposta. Lui disse, quello che succede nel mondo è che gli uomini sono... vivono in uno stato di totale ignoranza. Questa ignoranza in sanscrito si chiama avidya ed è intesa come il non sapere, non conoscere. Ignorano quale sia la loro vera natura, quale sia appunto il motivo per cui sono qui e si identificano con tutto ciò che è terreno, materiale, e per questo, non conoscendo la propria vera natura, avendo questa ignoranza, tutti gli esseri viventi soffrono. La gru resta abbastanza colpita da questa risposta, che era sicuramente una risposta molto profonda, e quindi va avanti nel fargli le sue domande. Dice: quindi qual è la cosa che ti colpisce di più al mondo? E Yudhishthira, sempre facendo appello alla sua saggezza, rispose dicendo: è incredibile come in questo mondo, e anche proprio per questa ignoranza, continuino ad esserci morti, guerre, e nulla è eterno di ciò che vive, quindi nessun essere vivente vive in eterno, eppure gli esseri umani vivono singolarmente come se non dovessero mai morire, non hanno la consapevolezza del fatto che la loro permanenza su questa terra è temporanea, così come tutto. E questa cosa mi lascia molto sgomento. E anche questa è una risposta che colpisce molto la gru, perché di fatto un pochino è quello che succede, no? Viviamo spesso, quando siamo staccati da quello che conta veramente, da quella che è la nostra vera natura, viviamo un pochino come se non dovessimo morire mai, inteso che invece che prenderci cura delle cose importanti, siamo continuamente affannati sulle cose frivole. A questo punto la gru gli fa una terza domanda, gli dice: e quale sarebbe il percorso giusto da seguire? E Yudhishthira gli risponde: il percorso giusto sarebbe quello di seguire degli insegnanti che invece hanno trovato la loro vera natura, che vivono non secondo il loro ego, ma vivono liberi dagli attaccamenti terreni e sanno cosa significhi la pratica spirituale e sono connessi con ciò che veramente è importante. Quindi hanno, diciamo, superato questa ignoranza, hanno superato questa sofferenza, perché chi segue questi grandi insegnanti a sua volta si può liberare da questa sofferenza e da questi limiti. Anche questa ovviamente era una risposta corretta e giusta, che la gru avrebbe, diciamo, interpretò come la risposta di una persona saggia e di una persona illuminata e meritevole. A questo punto gli fece l'ultima domanda, che diciamo a seguito di queste tre sembrava veramente naturale, e gli chiese: quindi qual è il segreto per essere felici, quindi per non soffrire più, dopo che mi hai elencato queste tre verità? E Yudhishthira gli rispose: il segreto per essere felice è abbandonare, appunto uscire da questo stato in cui non ci rendiamo conto di qual è la nostra vera natura, renderci conto della nostra natura, che la nostra natura su questa terra è mortale, quindi concentrarci su quello che non è mortale, che è il nostro spirito, e lavorare fino a che siamo qui per unirci a quello che è il nostro spirito, seguendo questi insegnanti, e così facendo riusciremo ad eliminare la sofferenza e soprattutto gli effetti di quello che nello yoga viene definito il karma, quindi gli effetti delle azioni che compiamo, che portano sempre delle conseguenze, no? Si dice nello yoga che quando riusciamo a trascendere, quindi quando riusciamo a uscire dal nostro ego, riusciamo a realizzare la nostra vera natura, non siamo più soggetti alle leggi del karma, quindi
quindi non siamo più soggetti a questa legge di causa ed effetto, inteso come non si ripresentano di più le conseguenze delle azioni che compiamo sotto lo scacco dell'ignoranza. Quindi la gru resta molto molto colpita da questa risposta e, essendo l'ultima domanda, ridà la vita ai fratelli del re e li riporta tutti in vita e permette a tutti di abbeverarsi alla fonte. Questa storia ci insegna, è un po' legata al concetto della gru e anche della posizione fisica. Questa posizione fisica richiede concentrazione, richiede forza, richiede la capacità di essere molto presente e di utilizzare quelle poche azioni che però ci servono per arrivare all'obiettivo. Proprio così come Yudhishthira, quando gli vengono fatte queste domande, attinge alla sua saggezza interiore ed è capace di trovare la fermezza e la lucidità per rispondere in modo corretto, la stessa cosa vogliamo fare noi quando ci portiamo in questa posizione di equilibrio sulle mani. Quindi vogliamo attingere alla nostra intelligenza superiore, lasciare andare l'ego che magari ci dice che non siamo capaci, che è una posizione troppo difficile per noi, e semplicemente affidarci all'intelligenza del nostro corpo e della nostra mente per lavorare su questa posizione. Spero che questa storia vi sia piaciuta, vi sia interessata. Vi invito a conoscere di più su questi testi antichi come il Mahabharata, che al suo interno racchiude uno dei capitoli del Mahabharata. È un testo che si chiama Bhagavad Gita, che è considerato uno dei testi spirituali per eccellenza a livello mondiale, quindi è stato tradotto in tantissime lingue ed è proprio considerato un patrimonio dell'umanità per il messaggio spirituale che contiene. Quindi vi invito a diventare più curiosi ed andare magari a esplorare un pochino di più questi testi. Godetevi la lezione su Bakasana, non vi preoccupate se non l'avete mai fatto o se è la prima volta che approcciate le posizioni in equilibrio sulle mani, perché questa lezione è pensata proprio per dare spazio a tutti, sia a chi già lo pratica e a chi magari ancora è agli inizi, per riuscire a trovare il proprio livello, il proprio Bakasana personale. Quindi spero che la lezione vi piaccia, noi ci vediamo domani. Namaste.